Bentrovati a tutti voi, secondo appuntamento di questo nuovo ciclo dedicato alla conoscenza condivisa verso un nuovo modello di organizzazione aziendale, intesa come azienda anche la famiglia, anche se può essere un po' equivoco, diciamo, questo termine per definirlo. Con noi l'ospite, l'esperto della materia, Guido Zaccarelli. Bentrovato e grazie per essere con noi ancora. Grazie a voi, bentrovato anche a te, Carluccio. Allora, o sbaglio, quindi verso una nuova organizzazione aziendale, della quale abbiamo appena accennato qualcosa nella scorsa puntata, ridiciamo qualcosa per coloro che non avessero ascoltato la settimana scorsa. Che cos'è la conoscenza condivisa? Beh, la conoscenza condivisa è uno dei motivi sui quali io ho fondato la realizzazione e la creazione di questo libro. Diciamo così, è quello di sollecitare le organizzazioni a sviluppare al loro interno un modello relazionale che favorisca la nascita di una cultura liquida globalizzata, che metta l'individuo, questo è l'aspetto importante e fondamentale, e i suoi bisogni al centro dell'interesse collettivo. Prima di passare allora, scusami, alla seconda puntata, quella di oggi, per sviluppare altri concetti, che cosa abbiamo sottolineato la puntata scorsa? Beh, innanzitutto abbiamo sottolineato il concetto del dono. La conoscenza è uno di quegli aspetti fondamentali che le persone hanno a disposizione nelle forme che in questa puntata di oggi andremo ad analizzare, ad enucleare, a esplicitare in modo più formale, e che attraverso il dono della conoscenza possono creare valore aggiunto alle imprese e creare quel capitale intellettuale con il quale le imprese moderne possono esattamente definire e creare strategie di business. Ecco, e sottolineando anche che appunto l'importanza per una persona che lavora in una determinata azienda dove passa tante ore della sua giornata deve essere il più umano possibile, il più creativo possibile, e far sentire importanti le persone che ci lavorano. L'aspetto del dono è una di quelle peculiarità che permette di esprimere il bene attraverso il gesto e l'azione. Perché la mamma dona il proprio amore al figlio, e quindi c'è il dono che valorizza la relazione tra le persone, al contrario del regalo che valorizza l'oggetto della relazione. Quindi all'interno di un contesto organizzativo quello che deve essere preminente è l'aspetto tecnologico, ma oltre l'aspetto tecnologico la conoscenza, che è esattamente il punto di contatto dove le persone creano valore aggiunto alla loro relazione. Quindi brevemente, dove vuole arrivare questo concetto della conoscenza condivisa? Vuole arrivare a definire una wiki azienda. Il concetto di wiki azienda è all'interno... Che prende da Wikileaks, giusto? Che prende Wikipedia. Wikipedia. Sì. Quindi il concetto di Wikipedia è un concetto dove... Che cos'è? Scusa, tante persone magari non lo conoscono, nonostante sia molto famoso. Wikipedia è una piattaforma web dove le persone inseriscono dei contenuti che poi naturalmente vengono controllati e che permette di diffondere in forma paritetica la conoscenza. Quindi è una libera enciclopedia dove il dono del tempo delle persone, cioè le persone mettono a disposizione il loro tempo per scrivere su questa piattaforma libera e far sì che altre persone possano in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo del tempo e dello spazio ricercare informazioni. Quindi questo è un concetto, dici, che è doveroso anche applicare un'azienda per essere competitivi, per lavorare bene? È un concetto che deve essere applicato nelle aziende, perché attraverso la libera partecipazione delle persone al disegno aziendale è possibile creare quel capitale formativo e informativo che accresce il valore dell'azienda, il capitale sociale dell'azienda, il capitale intellettuale dell'azienda, e le permette di evolversi in un mercato globale. Allora, recuperando un po' il concetto della conoscenza, la conoscenza condivisa, allora parliamo della conoscenza, che cos'è? Quando noi osserviamo la conoscenza, la dobbiamo vedere come la punta di un iceberg che ha una radice nel dato. Oggi come oggi, le persone si mettono in relazione con il mondo di riferimento attraverso i dati. I dati sono delle piccole entità che, da un punto di vista anche di definizione,
non ci permettono di avere nessun tipo di informazione, cioè è un qualche cosa che non nutre la conoscenza, un dato, perché potrei dire 44, potrei dire albero, potrei dire città, ma se questi dati non vengono correlati tra di loro, cioè uniti a una sequenza ben ordinata, non diventano informazioni. Quindi il dato correlato messo uno dietro l'altro in serie dà origine a delle informazioni, informa, ma le informazioni non sono sufficienti per generare conoscenza, perché diventi conoscenza ci vuole il sapere. Quindi le persone devono essere messe in grado di sapere per interpretare correttamente le informazioni che dà origine alla conoscenza. Quindi tutto questo patrimonio informativo che gira nelle aziende non deve rimanere strutturato all'interno di piccoli contenitori informatici o altro. Deve liberamente scorrere wiki, azienda, nel territorio delle organizzazioni aziendali, perché possa in questo modo diventare patrimonio di tutti. Allora sì che la conoscenza che era sedimentata in piccole aree si diffonde all'interno dell'impresa. Il concetto poi tu di cui mi hai parlato, quello della conoscenza delle persone come la punta di un iceberg, invece le persone hanno una conoscenza e una cultura molto più grandi che certe volte non è possibile esprimere nell'azienda stessa, ed è importante far emergere questo iceberg che poi può contribuire al benessere delle persone, dell'azienda, della famiglia e dei vari contesti. Ti ringrazio di questo iceberg della conoscenza, perché in realtà noi possiamo prendere la conoscenza e la possiamo globalizzare, quindi una grossa sfera, e la vediamo distinta in tre piccoli emisferi. C'è una conoscenza che è tacita, che tutti noi possediamo, ma che non riusciamo ad esprimere agli altri perché viene trasmessa solo ed esclusivamente con limitazione. Quindi le persone una volta affiancavano le persone più esperte e da lì cominciavano per imitazione ad acquisire una sorta di esperienza che poi potevano consapevolizzare nel tempo. Questa conoscenza tacita, se rimane imbrigliata nelle persone, non permette alle imprese di recuperarla, perché è un valore aggiunto non indifferente. Una volta che la conoscenza tacita viene recuperata, diventa implicita, cioè diventa strumento di elaborazione per altre persone, e da lì da implicita diventa esplicita, cioè la riesco a vedere, la riesco a rendere tangibile. E quindi queste tre conoscenze messe insieme sono quelle che determinano il patrimonio culturale della nostra impresa. Tra pochissimo, allora, dopo una pausa musicale, continueremo a parlare di conoscenze e cercheremo di capire anche come è giusto condividerla. Quindi a tra poco. Bentornati, allora, dopo questa pausa musicale continuiamo a parlare della conoscenza condivisa con Guido Zaccarelli, e in questa seconda parte del programma vorrei iniziare con una metafora, la metafora delle due fontane, per capire il concetto di cui parliamo oggi. Ce la puoi spiegare? La metafora delle due fontane è semplicissima ed è nata così mentre scrivevo il libro in una mattina soleggiata. Una persona è nel deserto, rimane senza scorte idriche e quindi deve dissetarsi. Comincia a perlustrare il campo d'azione e non vede nessun tipo di oasi, ma in lontananza col binocolo intravede due fontane, una fontana A e una fontana B. Corre, si precipita dalla fontana A, apre il rubinetto della fontana A e non esce nemmeno un filo d'acqua. Però ha molta sete, deve dissetarsi. Le labbra, mezzogiorno, apre il rubinetto della fontana B e esce una piccola quantità, una modesta quantità di acqua. Non è sufficiente però questa quantità di acqua a dissetarsi. E quindi non sa come fare. Comincia a riflettere. Gira intorno alla fontana B e vede che il tubo dal quale viene prelevata l'acqua è all'interno di un piccolo recipiente, un modico recipiente. Quindi capisce immediatamente che da lì non potrà abbeverarsi più di tanto. Pertanto, spinto dallo spirito di sopravvivenza, arriva nella fontana A, comincia a muovere la terra fin tanto che si accorge che il tubo dal quale proviene l'acqua è esattamente interrotto. Rimossa l'interruzione, apre il rubinetto e l'acqua sgorga perenne. Qual è la metafora?
La metafora è semplice. Se io vado da un mio dirigente, se vado da una persona a cui chiedo una conoscenza e tutte le mattine vado a chiedere conoscenza e mi dà solamente un piccolo sorso d'acqua, gradualmente non andrò più da questa persona, ma andrò alla fontana A, perché più la persona, più la fontana mi dà acqua, più quest'acqua diventa cristallina e non solo avrà il compito di dare risorse idriche alla persona, ma sarà talmente forte e pure cristallina che altre persone arriveranno a questa fontana. Quindi si diffonderà questo messaggio e pertanto la conoscenza che prima era in mano di una persona sola, in forma paritetica, si distribuirà in modo orizzontale a tutte le persone che andranno alla fontana a dissetarsi. Quindi l'obiettivo è quello di condividere questa conoscenza all'interno delle organizzazioni, e noi in queste due puntate, quella di questa volta e della prossima, parleremo di organizzazioni aziendali. In particolare adesso vogliamo cominciare ad accennare quali sono e quali tipi di organizzazione abbiamo. Il libro nasce anche da un'esperienza personale. Ha un inizio nella mia esperienza personale, perché deve anche essere un punto di partenza per i giovani che e ai siamo quali, contenti anche di sentire parlare che i giovani ai quali si rivolge, perché devono pensare che l'attività lavorativa non è come prendere l'ascensore, che si preme un bottone e si arriva direttamente al piano. Il mondo del lavoro, come quello della vita sociale, è un mondo fatto a gradini, dove si può cominciare da piano zero, ma si può anche cominciare da un piano meno uno, dove io ho cominciato in realtà. E quindi per scalare non tanto l'organizzazione in quanto tale, ma crearsi una esperienza lavorativa, bisogna cominciare esattamente con la gavetta. Una di quelle esperienze che molto spesso viene non tenuta in considerazione dalle persone quando si affacciano al mondo del lavoro, ma è fondamentale per acquisire consapevolezza nei propri mezzi, dare valore alla materia che naturalmente uno ha studiato e sul quale poi creare le premesse per poter svilupparsi nel futuro all'interno di quella o di altre aziende e quindi diventare persone reali in un mondo dove la socializzazione è l'aspetto fondamentale delle persone. Quindi il libro parte dal fatto che si entra in azienda e si è affiancati. Perché è importante l'affiancamento, che oggi è una materia invece tenuta all'oscuro nelle moderne aziende? Perché le aziende controllano i costi. E quindi l'attenzione ai costi molte volte, in alcune aziende certamente non in tutte, offre il fianco ad inserire le persone in contesti lavorativi senza affiancarle le persone che hanno una maggiore esperienza. Perché il respiro e il profumo in un'azienda si attua anche attraverso la forma di accoglienza, la forma di affiancamento. È la forma di dire: guarda che in questo momento stai lavorando in questa azienda, queste sono le regole, questi sono i comportamenti, e attraverso quello che è esattamente l'imitazione si costruiscono gli atteggiamenti, perché gli atteggiamenti sono tra loro sequenziali fin tanto che un giorno, quando si svegliano un mattino, diventano comportamenti. Quindi cos'è un comportamento? Un comportamento è una fase di consolidamento di una serie di atteggiamenti perpetuati nel tempo che una mattina diventano tali. Continuando quindi a parlare di organizzazioni, sappiamo che possono essere complesse o anche complicate, sembrano uguali i termini, però c'è una differenza sostanziale. Quindi, agganciandomi all'esperienza personale, quindi a che cosa vuol dire entrare nelle aziende, le persone a un certo punto debbono affrontare due mondi organizzativi, idealmente così costruiti. Un mondo dove il modello organizzativo è complicato,
è un mondo dove le organizzazioni sono complesse. Differenza. Un'organizzazione è complicata, un sistema è complicato, complicum, quando è possibile riportare gli elementi alla loro unitarietà. Cum il complesso, cioè la complessità, complexum, è esattamente ciò che non è più possibile riportare all'unitarietà e che attraverso l'entropia, mi spiegherò meglio dopo, raggiungo un sistema stabile. Pertanto, quando io parlo di un'organizzazione complicata o di un sistema complicato, prendo come riferimento il motorino. Se io vado nella mia officina, prendo il motorino, lo riapro perché devo cambiare una parte, il carburatore, lo rimetto su, lo riaccendo e questo ritorna a funzionare perfettamente. Qui siamo nell'ambito di un sistema complicato, perché è possibile rimettere tutte le loro parti insieme e ottengo un sistema perfettamente funzionante. Un sistema è complesso quando non riporto più gli elementi alla loro unitarietà e quindi prendo un bicchiere di acqua e immergo un liquido rosso, un vino. A un certo punto succede che il vino rosso gradualmente comincia a diffondersi nel liquido bianco che è l'acqua, fino a tanto che raggiunge una forma di stabilità. Quando il sistema è stabile, naturalmente abbiamo che l'acqua ha perso la sua trasparenza perché è stata assorbita dal color rosso del vino. Ecco, per chi hai fatto questi esempi e che cosa... Perché la complessità nelle organizzazioni molte volte è sinonimo di burocrazia. Quando noi entriamo in un'azienda piccola, dove abbiamo il perimetro della nostra azienda, pochi sono gli interlocutori con i quali noi ci relazioniamo, la gerarchia è molto bassa, schiacciata, le relazioni sono molto dinamiche, perché c'è un confronto diretto, molto ravvicinato. Quando un'azienda gradualmente comincia ad allargarsi, quindi da un sistema complicato diventa sempre più complesso, cambiano le regole della gerarchia, diventano più verticistiche, più allungate verso l'alto, il management è sempre più lontano dalla base, di conseguenza diventano sempre più difficili le relazioni tra le persone. E quindi diventa sempre più difficile comunicare con le persone. E questa altezza così estrema tra i vertici e la base è l'elemento cardine sul quale negli ultimi anni le aziende hanno cominciato a capire che dopo l'investimento in tecnologia è necessario gradualmente investire sul valore delle persone. Bene, allora con questa frase chiudiamo questo secondo appuntamento sulla conoscenza condivisa, riprendiamo tutti questi concetti che meritano di essere appunto esplicitati nel prossimo appuntamento tra 7 giorni. Grazie Guido Zaccarelli per essere stato con noi. Grazie a voi tutti di avermi invitato e alla prossima puntata. Grazie a tutti voi in ascolto, allora l'appuntamento è tra 7 giorni, a risentirci. Vi abbiamo trasmesso la conoscenza condivisa. Verso un nuovo modello di organizzazione aziendale.